Ciao a tutti ragazzi, allora oggi giochiamo a The Villains, ovviamente è un gioco online, è un gioco tipo Diablo, già come il nostro Path of Exile quando ho fatto la recensione, lo stile è similare, però ovviamente qui potremo customizzare leggermente il nostro personaggio, avremo quattro classi a disposizione, ovviamente abbiamo due slot per fare i nostri personaggi, quindi direi di cominciare subito. I personaggi in questione abbiamo l'Evoker, che ovviamente sarebbe il mago. Abbiamo il Berserker non può mancare ovviamente in un buon gioco di ruolo, ma anche in un buon gioco tipo Diablo. Poi abbiamo lo Shadowhunter. Shadowhunter è molto figo, ovviamente possiamo fare determinate cose, che ora vi farò vedere. Abbiamo il Cannoneer. Cannoniere sarebbe il personaggio col cannone, quindi abbiamo un bel cannone a una mano per poter sparare come pazzi. Diciamo che la particolarità del gioco è il fatto che il nostro personaggio può trasformarsi, qui possiamo vedere l'anteprima della trasformazione, potete ben vedere ogni personaggio ha la sua trasformazione, ovviamente ve le farò vedere tutte. Come potete ben vedere, i personaggi sono molto dettagliati, la cosa è molto interessante. Ovviamente si parla di un gioco tipo Diablo, quindi abbiamo diciamo, qualcosina in più. Allora, no, abbiamo fatto il Berserker, lo Shadowhunter, giustamente mi devo ricordare anche io. Ok. Vedete, i personaggi si trasformano molto molto carucci. La trasformazione è molto figa, ovviamente non sono ancora arrivato a quei livelli per la trasformazione, quindi all'inizio andremo avanti così come siamo. Allora, diciamo che facciamo una partita tanto per cambiare, per non fare sempre i soliti personaggi, facciamo il Berserker, così lo proviamo insieme. E vediamo anche un po' com'è il gioco. Allora, ovviamente qui possiamo customizzare il nostro Berserker, come vedete possiamo zoomare, quindi possiamo vedere un po' tutte le facce del nostro Berserker. Beh, io lascerei questa più neutra, va bene. Poi andiamo alla testa, qui possiamo scegliere la capigliatura del nostro personaggio, ovviamente possiamo girare la telecamera e vedere un po' tutti i tagli. Certo pelato, non se lo guarda. Io opterei per la prima che mi andava bene così. Diciamo biondo, sì, biondo ci piace. È il solito biondo che dà situazione. Ovviamente qui possiamo scegliere il trucco per il nostro personaggio, possendo possiamo farlo anche con un po' di un trucco, tipo così, mi pare Ultimate Warrior, quello del wrestling. I ciglioni ai Yaishinshima o a Jin Kazama, se vanno guardare. Insomma, magari lasciamo così, tipo Ultimate Warrior, mi piace. Poi vediamo un po'. Qui possiamo scegliere ovviamente il colore dei nostri occhi e la tipologia di occhi. Per il momento ce ne sono solo 4. Possiamo fare tipo gli occhi a stella, gli occhi demonici tipo da gatto. Quest'altro tipo di occhi, io direi di farli. Così non è male. Facciamolo così, come se fosse cieco, ci piace. Ovviamente qui possiamo vedere un'anteprima delle armature, adesso le zoomiamo un po' indietro così possiamo vedere un po' tutto. Vedete, qui le armature meritano parecchio. Ovviamente questo è il personaggio Arnature, con i garzoncini a buffo. Ok. Questo, come cazzo lo chiamiamo? Già avranno già preso, puntualizia. Anzi, forse famosi.
non l'avevano preso. Ok, direi di cominciare la partita. Ovviamente il gioco è gratis, però ovviamente c'è lo shop come tutti i giochi gratis, quindi se volete altri slot per i vostri personaggi, non so se ve li sblocca magari qualcuno in regalo, però diciamo che li dovete comprare. You're finally awake. I am Elara, the guardian of Pale Moon Sanctuary. Diciamo che se Now, si clicca qui sul Enterprise Marketplace, Marketplace they want the potete vedere Chaos tutto quello Stone. che c'è da comprare, Will come you vedete il join carattere me? slot aggiuntivo, varie cosette. Poi la supply, l'appearance, per tutto, non so, che volete mettere tipo occhiali da sole, stupidaggini del genere, roba così. La luce, penso, ma questo occhiale è ridicolo, non si può guardare, pare uscito fuori da un film di quelli fatti male. Comunque stanno pure occhiali da sole per lui. Che dire, vabbè, niente, vediamo altre cose. Strano, ah, ecco, una di queste era per lui. Vabbè, poi sono le mount e i pet. Ovviamente cliccandoci potete vedere l'anteprima, quindi potete vedere sulla mount, cioè la tigre e il cavallo. Poi ovviamente ci sono i pet, c'è sta tipo la pecorella, la fatina, il coso con le orecchie. Cagnolino, ovviamente il cagnolino, che tutti voi piace il cagnolino. Quando ha col cagnolino, ovviamente tutto ciò costa diamanti. I diamanti ovviamente si acquistano e ovviamente hanno un costo. Vabbè, comunque diciamo che bene o male ho fatto vedere tutto su questa cosa, non c'è neanche ci interessasse tantissimo. Andiamo avanti col gioco, ovviamente potete muovervi o con i tasti WASD oppure semplicemente cliccando e tenendo premuto il tasto come se stesse giocando a Diablo. Allora, ovviamente potete premere wipe o premere cliccando sul personaggio e vi dà gli aggiornamenti per le quest e via discorrendo. Mi sono scordato che spostare, perché voi potete spostare lui l'icona di base ve la mette su uno, però voi potete spostarla sul tasto destro o tasto sinistro del mouse come in Diablo, quindi questo è l'attacco normale, che ovviamente vi fa recuperare punti furia o punti mana, ovviamente. Perché vedete, questi sono i punti furia. Infatti, finché voi combattete, i punti furia si caricano. Quando smettete di combattere, i punti furia cessano di accumularsi e iniziate a perderli. E non potete fare quindi gli attacchi speciali. Quindi con lo spazio fate la rotella, quindi potete rotolare. Molto spesso serve per evitare attacchi tipo questo. Ok. Col tasto I ovviamente potete equipaggiare la nuova armatura. Ovviamente gli oggetti iniziali sono guidati, quindi non è che trovate roba random, trovate proprio tutte le stesse cose. Ovviamente se prendete uno dei personaggi femminili vi darà il Berserker, se prendete quello maschile vi darà la maga, che vi aiuterà. Ovviamente ve la dà un po' boostata, ma un po' tanto, eh. Questo mettiamolo su 2. Questo è un attacco ad aria, colpisce più bersagli. Però ovviamente vi consumerà il punti furia. Volendo potrete anche spammarlo a ripetizione, però ovviamente consumerete prima i punti furia e rimarrete senza. Io vado direttamente da questo e
se riesco a pigliarlo. Come già ho detto, volendo potete spammare a ripetizione il colpo, quindi la cosa non è male. Ci mettiamo i bracciali che ci mancavano. Ovviamente non proprio come come la creazione del personaggio, potete sempre zoomare il personaggio per poter magari vedere un po' più da vicino se, se il vestito vi piace, anche perché, anche se non sembra, i vestiti sono molto dettagliati, quindi ogni tanto tocca dare una bella spizzata. Ho finito in furia. Che fai? Grazie. Ma tipa? Date. Sarà rincitrullita. Te levi, grazie. Finiti? Mi pare di no. E ti pare che ne erano finiti. Arrivederci. Aspetta che si teleportano. I cosi. Allora, vediamo un po' che mi ha raccolto. Mi ha raccolto un'altra armatura. Va bene. Diciamo che l'ultima cosa che mi dovrebbe dare l'arma nuova, quindi le spade. Dash, arrivai subito in bocca e li pistate come l'uva. Ovviamente c'ha un certo recall, quindi prima che ritorna ci vuole un pochetto. Tanto non è che muoverò proprio tanto, perché c'è la tipa che spamma bolt a bestia, quindi tutta sta, questo problema non c'è, eh.
Ovviamente potete tenere premuto il tasto destro o il sinistro per poter spammare i colpi senza premere a ripetizione il tasto. Scusate. Mori e palla finita. Ho detto che morì. Ok, abbiamo finito la nostra bella missione. Ovviamente ci ha dato questo cofanetto che resterà con noi. All'inizio ci darà qualcosa al quinto livello, poi al decimo livello ci darà altri oggetti e via discorrendo fino a che non sparirà. Abbiamo la nostra bella fatina che ci accompagnerà, ovviamente durerà solo 7 giorni, però che ci sarà, farà comodo avercela. Ok, parliamo con la tipa che ci apre il gate così se ne andiamo. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora ragazzi, questo era The Villian. Ho deciso che concludiamo qui il nostro video. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che il gioco vi piaccia. Ovviamente lo troverete gratis su Steam, quindi se volete correte a scaricarlo. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ryuzenka. Se vi fosse piaciuto il video mettete un bel mi piace e ciao!